Ma diceva Lorenzo d'Arabia, nei sette pilastri della saggezza, che c'è chi sogna di notte nei ripostigli oscuri della mente e si sveglia con niente, e chi sogna di giorno. E sono i visionari, quelli che sognano di giorno sono le persone più pericolose, perché può essere che stanno recitando a occhi aperti i loro sogni. E la mia visione è di creare un Palespo a Sant'Agnello. Che cos'è il Palespo? Un centro fieristico, perché l'unico modo per destagionalizzare il turismo, questa è un'opera che potrà servire a tutta la penisola sorrentina. Io già ho visto urbanisticamente, mi sono interfacciato con la regione, anche perché sono stato con lo staff di Caldoro, perché ci sono il progetto Palespo e devono fungere da fulcro per lo sviluppo di alcuni strumenti della programmazione 2014-2020. È un'opera fondamentale che, se la riusciamo a realizzare, destagionalizziamo il turismo. Gli alberghi della penisola sono chiusi da ottobre a marzo. Se noi creiamo una serie di eventi, fiere in quel periodo, facciamo stare gli alberghi e facciamo lavorare occupazione per tutto l'anno. Creiamo un incentivo per il commercio, creiamo posti di lavoro. Ecco, un'amministrazione anche dal basso deve avere un'idea per migliorare la condizione economica e sociale dei propri figli e della propria gente. Questa è una delle idee e la mia visione. Abbiamo poi la comprensorialità. Sarà fondamentale che una grande azione di sinergia fra i vari sindaci. Io personalmente ve lo dico, io sono per il comune unico, ma anche se forse sarà difficile realizzarlo, perché è importante che su grandi temi, dai trasporti alla mobilità, al turismo, alle infrastrutture, ci sia una pianificazione dei sindaci insieme. Cioè dobbiamo decidere il futuro di questo territorio tutti insieme. Io già mi sono visto con Peppino, con Giovanni, con Paolo Trapani, che anche loro hanno questa voglia di stare tutti insieme per migliorare questa nostra penisola. E parlando di comprensorialità, naturalmente continuiamo con un'altra visione, quella dell'ospedale unico. Io ringrazio soprattutto chi si è impegnato, Vincenzo Iaccarino, forse non lo conoscete. Ma sicuramente lo conoscete perché mi sentite con i miei, che veramente si è impegnato su questa storia. Avrà tutto il mio supporto, perché creare una sanità migliore, lo so che non dobbiamo illudere i cittadini, non dobbiamo dire che domani facciamo l'ospedale, perché altrimenti siamo persone poco serie, ma ci dobbiamo impegnare perché questa possa diventare anche una realtà. Questo è quello che vogliamo fare, queste sono le vostre visioni, le nostre speranze. Io quello che vi posso dire è che sarò sempre in mezzo a voi. Le vostre emozioni saranno le mie emozioni, le vostre speranze saranno le mie speranze, perché io voglio che questo paese risorga come l'araba fenice dalle sue ceneri. Voglio che questo paese faccia un salto in avanti. Voglio ringraziare tutti voi che voglio ringraziare tutti voi. Vediamo se siete qui presenti. Voglio che siate insieme a noi non solo nelle elezioni che ci votate, che non ci lasciate soli dopo. Voglio che Sant'Agnello ritorni a essere un paese vivibile, che il comune sia un palazzo di vetro trasparente. Voglio un paese diverso, un paese del futuro. E quindi voglio ringraziare tutti voi che siete stati qui presenti stasera. Permettetemi di ringraziare soprattutto i miei familiari, mia moglie, i miei due figli, mio padre che sta qua, mio fratello. Qualche volta mi rimproverano che li trascuro, ma io sapete con cosa gli dico? Che per me Sant'Agnello è la mia casa e i cittadini sono i miei figli. Grazie.
questo.